Buonasera amici, ciao Salvatore. Ciao Francesco. Allora, io questa sera vorrei chiederti intanto come si fa la marinatura d'ortica e poi in seguito vorrei anche sapere se questa marinatura è un veleno oppure no. Perché noi sappiamo che se l'ortica se la mettiamo a bollire con dell'acqua ne possiamo bere il brodo e non ci fa male. Quindi che differenza c'è? E vedi Francesco, per avere un buon risotto d'ortiche tu metti un bel mucchio d'ortiche in una pentola con l'acqua, lo metti la sera, il giorno dopo non fai altro che accendere il fuoco per 10 minuti, appena l'acqua bolle tu togli le ortiche che non ti servono a niente, che è merda, sì, e metti il risotto nell'acqua che è diventata gialla con tutte le sostanze che ha assimilato dall'ortica, e fai un risotto meraviglioso, sì. Se lo vuoi fare pure con tutte le ortiche lo puoi fare, ma non ha più nessuna sostanza. Se invece prendi germogli più freschi d'ortica e le metti insieme alla lattuga per fare un'insalata, quella è la cosa più bella che puoi fare. O se tu prendi con tutto il gambo l'ortica e lo metti nell'estrattore, sì, e esce soltanto il succo, quello lo puoi bere. Quello ti aiuta a depurare il corpo, a depurare il sangue, a ricostituire il sangue. Ha un sacco di sostanze e io lo utilizzo per le persone che vengono qua a curarsi le malattie. Solo nel periodo delle grandi acque, quando l'ortica cresce spontaneamente. Si potrebbe pure seccare, perde alcune capacità, ma è sempre efficace. Ma purtroppo io una volta lo facevo, ora che non esco più, dopo il massacro non riesco più neanche a camminare e quindi non la faccio più, ma so come si fa. Quindi se tu quest'acqua d'ortica la metti dove hai piantato le piantine di fragola, ti crescono meravigliosamente puliti bene, senza il famoso ragno, senza la resina, senza niente. Se invece tu metti gli antiparassitari delle multinazionali che ti danno, non solo rovini la pianta che avveleni la fragola, ma ti avveleni pure tu se mangi la fragola. E allora lo Stato, coloro che si riuniscono in gruppi e che ti dicono questo va bene per l'agricoltura, la marinatura d'ortica non va bene, l'acqua d'ortica non va bene, perché noi non sappiamo se fa bene o male. C'è pazzia, non è che guardi i risultati. Io ti posso dire una cosa, ed è vera. In una estensione di un vigneto ci sono passaggi larghi dove il camion deve entrare per poter prendere poi l'uva e portarla al frantoio. Ebbene, i camion passano dove? Sul terreno sterrato, non è che sono, diciamo così, asfaltate. Quando passano mandano polvere in aria, o la polvere stessa del terreno smossa dai camion, se c'è vento, va dove? Nei tralci e sull'uva, nei filari attigui al passaggio. Cioè tutti i filari, due o tre filari, si coprono di polvere, di terra. Terra! E i contadini, i vignaioli, non li toccano. Beh, alla fine quando devono raccogliere,
Loro, in un certo senso, quando la mattina c'è la rugiada, loro mettono un po' di zolfo o quell'azzurro o l'altro normale, non so come, ma lo mettono per evitare la peronospora, per evitare che le foglie si cominciano a bruciare, a trangavidolare, e poi ne usufruisce pure il chicco. Cioè invece lì non mettono niente, perché c'è la terra a coprirle. Beh, quando uno di questi contadini va a prendere un grappolo di quest'uva, la passa sotto l'acqua, vede che quell'uva è perfetta, non ha nessuna malattia, non ha nessun buco, è stata protetta dalla polvere, dalla terra che si è. Quindi queste persone che diranno a quella terra: tu sei maledetta perché non sappiamo se sei positiva o negativa. Quindi noi dobbiamo fare l'analisi a te. Per vedere se è possibile che potrà essere mangiata. Ma siamo proprio alle lucubrazioni mentali, alla pazzia collettiva, ma in realtà non è pazzia. Loro sanno benissimo che ti danno veleni con tutti gli antiparassitari che ti danno. Sono morti gli uccelli, sono morti le cose, i mangiolini. Sono morti tutte le cose che erano, che predavano tutte queste forme di sfarinate, di cose che distruggevano le piante. Cioè il ciclo biologico naturale è stato sommesso da queste veleni. È la stessa cosa che tu hai un problema al cuore e ti fanno il trapianto. Se tu metti un cuore dagli altri non è riconosciuto dal tuo sistema immunitario. C'è il rigetto. Allora loro, per non far cadere, per non far venire il rigetto, ti danno delle medicine potentissime che tu devi prendere per tutta la vita. Quindi loro annullano il tuo sistema immunitario per prendere possesso loro. L'attimo che tu non prendi più quelle medicine, il sistema immunitario si rafforza e ti uccide. Perché? Butta fuori il cuore. Non gli appartiene. E allora per tutta la vita devi prendere quei veleni. Tanto vale morire prima che vivere una vita da morto vivendo con tutti quei veleni che vanno poi nei neuroni, negli occhi, in qualsiasi tipo del corpo. E tu non hai più problemi di cuore, hai problemi di tutti gli altri organi, che devi fare il trapianto di seno, il trapianto di quello, insomma saremo trapiantati dappertutto. E sempre con queste cose. Beh, è la stessa cosa. Vedi, quello che loro ci propongono sono delle cose antinaturali, quanto questi trapianti non sono necessari se tu fai una vita naturale e normale, come è giusto fare con la natura. Non hai bisogno di trapianto di cuore, non hai bisogno di trapianto di seno, non hai bisogno di nessun trapianto. Fra qualche giorno ti trapianteranno pure il pene. Dice: signor medico, il mio pene è piccolo, dammi quello più grosso. Cioè, che vita è questa? Che senso c'ha? Quindi tanto vale non vivere questa vita. A che vale vivere se non siamo nella vita? Eh già. Va bene. Grazie Salvatore. Al prossimo video.